Filosofia ho studiato, diritto e medicina e purtroppo teologia, da capo a fondo con tutte le mie forze. Adesso eccomi qui, povero illuso, e sono intelligente quanto prima. Mi chiamano magister, mi chiamano dottore. E già saranno almeno 10 anni di su, di giù, per dritto e per traverso, che almeno per il naso gli studenti, e nulla, vedo, ci è dato sapere. Il cuore per poco non mi scoppia. Scusi, La permesso? so più lunga, certo, di tutti i presuntuosi dottori e maestri, preti e scribacchini. Né scrupoli né dubbi mi tormentano. Non temo né l'inferno né il demonio, in cambio sono privato di ogni gioia. Non mi immagino di conoscere il giusto, non mi immagino di insegnare agli uomini come correggersi, come migliorare. Diavolo, qua è tutto buio. Mi perdoni, ma dietro quel leggio non la vedo. Non possiedo né terra né denaro, non ho gloria né onore in questo mondo. Questa vita non la vorrebbe un cane. Per questo mi sono dato alla magia. Semmai per forza e bocca dello spirito qualche segreto mi si palesasse e non dovessi più sudare amaro a raccontare quello che non so e potessi conoscere nel fondo che cosa tiene unito il mondo, scoprire i semi delle forze attive, non rimestare più tra le parole. Il signor Johann Wolfgang von Goethe, cavaliere dell'Ordine del Falco Bianco, consigliere segreto di Sua Altezza Karl August, duca di Sassonia, Weimar, Eisenach. Già, a 30 anni avevo raggiunto il più alto grado onorifico che un cittadino tedesco possa ottenere. Ma perché mi disturba? Ascoltavo il suo monologo a Cipichi all'inizio del suo Faust. Lo conosci? Beh, proprio bene bene no, ma abbastanza, è talmente importante. Quasi tutto quello che ho scritto è importante. Per tenere la memoria in esercizio, ogni tanto declamo qualcosa di mio, ma in verità non sono un attore. Sì, però lei è stato un po' di tutto. Uno dei più grandi letterati tedeschi, ha fatto il poeta, il drammaturgo, il teologo, il filosofo, lo scienziato. Non c'è arte in cui non abbia ficcato il naso, se mi permette l'espressione. Ha fatto anche l'impresario. Ho letto che per Novalis lei incarnava il vero governatore dello spirito poetico. Secondo Nietzsche lei era non solo un bravo e grande uomo, ma una cultura. Da qualche parte hanno pure scritto che lei è stato l'ultimo uomo universale a camminare sulla Terra. Troppo buono, però non posso negare che ha ragione. E perché è venuto da me? Vorrei parlare un po' con lei di musica. È forse nella musica che la solennità dell'arte appare nel modo più straordinario, poiché essa non ha una materia con cui dover fare i conti, è solo forma e contenuto. E innalza e nobilita tutto ciò che esprime, è una delle mie massime. Capisco. Se la lingua non fosse indiscutibilmente il massimo che noi possediamo, collocherei la musica ancora più in alto della lingua, al di sopra di tutto. Come la sicurezza nel modo di esprimersi dà le ali al pensiero dell'oratore, così la musica al sentimento. Questa me la segno. Bravo. Bravo. Il mio fedele amico Eckermann faceva così. E per fortuna, se non ci fosse stato lui, ci saremmo persi un bel po' dei suoi pensieri. Ma mi dica, lei è stato in contatto con il meglio della cultura europea tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, ma Grazie. con i musicisti che tipi di rapporto aveva? Purtroppo non ho mai avuto la fortuna di avere accanto un bravo musicista con cui poter lavorare, perciò in molti casi mi sono dovuto accontentare di un lavoro abborracciato e contorto. Ma lo sa che i suoi testi sono stati messi in musica dai più grandi autori? Beh, Se mi è giunta qualche notizia. potrei cominciare un elenco dettagliato, ma temo che andremo per le lunghe. Ecco, bravo.
Tra gli altri, quando lei era in vita, ci hanno provato Mozart, Beethoven e Schubert, tanto per fare tre nomi, ma poi ci sarebbero Schumann, Liszt, Berlioz, Gounod, Wagner, Massenet, Boito, Brahms, Busoni, Wolf, Berg, insomma c'è da perdersi. C'è pure Verdi. Sì, sì, ne sono onorato, sì. Conosce Rudolf Foltz? Chi? Ha scritto un'opera rock che si intitola proprio Faust. E poi ci sarebbero anche i Gorillaz. Ma lei che razza di musica ascolta? Non ho detto che mi piacciono, però sa, quando uno è famoso... Beh, andiamo per ordine. Cosa ne pensa di Mozart? Mozart emanava una forza creativa sempre vitale, di generazione in generazione, che non si sarebbe esaurita e consumata tanto presto. Peccato sia morto giovane. Io sono arrivato a 82 anni... Ai miei tempi era un gran bel risultato, sa. Complimenti. Lei, se non sbaglio, lo ha conosciuto? Mozart, sì, più o meno. L'ho visto quando era un bambino di 7 anni, in occasione di un concerto che aveva dato durante uno dei suoi viaggi. Suonava con sua sorella il pianoforte, il clavicembalo e il violino. Poi gli coprivano la tastiera con un panno e lui continuava, con esattezza, non sbagliava mai. Sembrava un'esibizione da circo. Tutto era misterioso e incomprensibile. Ma c'era come un demone in lui. È successo a Francoforte il 25 agosto 1763. Non faccia il pedante. Vabbè, ma prima di venire da lei mi sono impreparato, insomma, ho studiato un po'. Ecco, bravo. Insomma, io avrò avuto 14 anni... E ricordo ancora benissimo quel piccolo uomo con la parrucca incipriata e lo spadino. Pensi che a 7 anni aveva già scritto 3 sonate per pianoforte e violino e 12 di pezzi per pianoforte solo. Questo, ad esempio, è il minuetto in sol maggiore K1, scritto nel 1761, a 5 anni. Carino, carino. Guardi che lei, quando ha scritto I dolori del giovane Werther nel 1774, aveva 25 anni. E le sembra tardi? Werther è un capolavoro. Quello che la gentile pianista ha suonato è solo una bagatella. Sì, però a 25 anni Mozart aveva scritto più di 360 composizioni, compreso l'Idomeneo. Sì, mi perdoni. Anche con la saggezza dell'età, talvolta pecco di orgoglio. Quel ragazzo era un genio purissimo. Mi dispiace che abbia messo in musica una sola delle mie poesie. Das Veilchen, sì. Cioè la violetta, K476, nel 1785, 6 anni prima di morire. Lei parla tedesco? Non bene come vorrei. Lei piuttosto parla un italiano eccellente. Sì, ho cominciato a studiarlo da ragazzino. Come il latino, il greco, l'ebraico, il francese, l'inglese. Mio padre, quando era andato in Italia nel 1740, aveva provato a scrivere in italiano il diario del suo viaggio. Era una vera raccolta di strafalcioni, ma mi ha fatto capire che era importante. Qui però temo che alcuni dei presenti sappiano meno lingue di lei. Visto che ama tanto declamare, ci dice la violetta in italiano, così dopo ce la sentiamo cantata in tedesco. Naturalmente. Una violetta stava sul prato, ignota e col capo un po' reclinato. Era una violetta graziosa. Venne una giovin pastorella, col passo lieve e l'anima serena, fin qua per il prato cantando. Ah, pensa la violetta, come vorrei essere il fiore più bello del creato. Ah, solo per un istante.
finché mi colga il mio amore e mi costringa, mi stringa languida sul cuore. Ah, soltanto, soltanto per un breve quarto d'ora. Ahimè, ahimè, venne la giovinetta e non si diede cura della Violetta. Anzi, calpestò la poverina. Ma lei era lieta, anche se cadeva e moriva. Se muoio tuttavia, per causa sua, qui ai suoi piedi, almeno. Stupendo. Ma c'è sempre qualcosa che non mi convince. E cioè? È durscomponiert, come si dice in italiano? Vuol dire che Mozart usa un sistema di composizione aperto e continuo, senza ripetere rigidamente le strofe. Appunto. E questa è una mancanza di rispetto per noi poeti. Allora mi sa che molti musicisti le hanno mancato di rispetto. Cosa intende dire? Non pensa che la musica possa evolversi autonomamente, senza star dietro alle regole della letteratura? Lo strumento deve solo sostenere la voce, mentre il canto, come un genio, si innalza verso il cielo ed eccita ad accompagnarlo la parte migliore del nostro io. Se penso come hanno trattato la mia povera mignon. Ah, il personaggio degli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, che lei ha pubblicato tra il 1795 e il 1796, quando comincia il suo periodo più classico a Weimar. Sì, ma le pare il caso di ripeterlo. È buona regola di chi intervista non dare nulla per scontato. È una forma di rispetto per i lettori. Ha presente il lattaio dell'Ohio di cui parla Indro Montanelli? Ma che lattaio è lattaio? Insomma, mignon, eh? È una strana creatura, giovanissima, un vero enigma. È una bambina vestita da bambino,
E come lei di certo saprà, l'espressione bambino in tedesco è neutra. Imprecisa, come la musica, e infatti lei si esprime principalmente cantando. In Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni si può trovare una grande nostalgia per qualcosa di sconosciuto, ma anche un'esigenza di equilibrio che solo la classicità può farci raggiungere. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Bravo. È una poesia stupenda, ma è bellissima anche con la musica. Ci hanno messo le mani autori di alta qualità, Liszt, Schubert, Schumann, Spohr, Beethoven. Ecco, proprio lui. Ne parlavo con Tomášek, che è un compositore che forse lei nemmeno conosce, ma non è affatto da trascurare, sa? Insomma, gli dicevo che non posso comprendere come Beethoven e Spohr abbiano interamente frainteso il Lied, tanto da averlo durchcomponiert. Mignon può cantare la propria essenza in un puro Lied, su una semplice melodia popolare, non in un'aria. Scusi, ma quella di Beethoven non è un'aria. Non sottilizzi, mi ha capito benissimo. Ogni strofa è diversa da quella di prima. Sa com'è, noi in Italia diciamo prima la musica, poi le parole. C'è anche un'opera che si chiama così. Devo ammettere che lei mi pare un melomane piuttosto ostile alle innovazioni. Se un brano non rientra nei suoi schemi preconcetti, non c'è verso di farglielo amare. Comunque, torniamo a Mozart. In un certo senso la grande stagione del Lied tedesco comincia con lui. Lei parla di uno dei frutti più belli della nostra cultura. Poesia e musica che si fondono per cantare in casa, in salotto. L'arte che diventa vita, la vita di ogni giorno. Può dirlo forte. Come, scusi? No, scusi, mi sono fatto prendere la mano. Ma in effetti un'antologia di testi di Lieder è praticamente un'antologia della grande poesia tedesca. Ci sono tutti. C'è lei, ovviamente. Poi il suo amico Schiller, ma anche Eichendorff, Mörike, Chamisso, Heine, Lenau, Rückert, Storm, Rilke, Trakl, il meglio. Anche i meno famosi a volte sono stati scelti da grandi musicisti e sono diventati eterni grazie al genio di un altro, come Wilhelm Müller, che senza Schubert penso sarebbe stato proprio dimenticato. Sì, in effetti come poeta non era un granché. Però il ciclo di Schubert di Schöne Müllerin, La bella mugnaia, è un caposaldo del repertorio vocale da camera. Dal punto di vista letterario direi che per noi quaggiù è un bel esempio di stile corrente. Come dire, ci aiuta a capire quello che si leggeva normalmente in Germania in quegli anni. Lei è uno che trova un lato positivo in ogni cosa. Le piace Leibniz? In linea di massima leggo cose meno elevate. Ma torniamo a Mozart. Lei si teneva al corrente degli sviluppi della sua carriera? Altro che. Era il mio ideale assoluto di genio applicato alla musica. Devo confessare che, insieme con Christian August Vulpius, ho scritto il testo di una commedia musicale che si chiamava Le avventure teatrali. Ah, le teatralische Abenteuer. Qualche tempo fa le hanno allestite a Jesi. Ecco, io cominciavo a interessarmi di teatro. È complicato, sa. A Roma avevo visto una cosetta di Cimarosa. Ah, che bravo anche lui. Su avventure e disavventure sulla messa in scena di un'opera. Un soggetto pieno di spunti satirici. Io l'ho un po' pompata fino a due atti e per la musica ho anche fatto mettere le mani sull'impresario di Mozart. Un pasticcio, come dicevamo allora, a quei tempi si usava, tanto non c'era il diritto d'autore. Beh, per essere un nome della cultura tedesca lei non è che sia di specchiata virtù, eh? Lo sa che in questi giorni nella sua casa museo a Francoforte c'è una mostra che si chiama Goethe e il denaro. È venuto fuori che lei era un evasore fiscale, e non da poco. Mi consenta, se mi compiaccio, di avere fatto qualche birbonata. Comunque, quella commedia musicale venne rappresentata a Weimar. Un successone! Girò per teatri e teatrini all'inizio dell'Ottocento, poi cosa vuole? Venne la moda dei romantici e scomparve. Lei perciò qualche libretto d'opera l'ha scritto? Sì, soprattutto Singspiele. Quelle opere mezze cantate e mezze recitate come Il flauto magico e Un ratto dal serraglio. Era una forma tedesca ben diversa da quella di voi italiani che sulla scena facevate sempre cantare tutti. Intorno al 1779 ho messo su un Singspiel intitolato Scherz, List und Rache. Come dite già voi?
Burla, astuzia e vendetta. Bravo. Ecco appunto. Insomma, lo mandai al maestro Kaiser a Zurigo. Ma era un artista coscienzioso e si mise a lavoro con troppa serietà, lo svolse con un'eccessiva lunghezza. Come e dove avrei potuto rappresentare tutta quella roba? Poi comunque ogni nostro sforzo andò perduto quando entrò in campo Mozart, il ratto dal serraglio. Fece crollare tutte le nostre speranze e a quanto a far rappresentare il nostro lavoro così accuratamente allestito, non se ne parlo più. Insomma, mentre lei cercava, Mozart aveva trovato. Non posso giudicare la musica, mi manca la conoscenza dei mezzi che servono a questo scopo. Posso solo parlare dell'effetto che fa su di me quando mi abbandono a lei, più volte e con purezza. Se penso che il flauto magico è arrivato alle 100 repliche nel giro di un anno, un'opera così semplice all'apparenza, popolare, una favoletta, ma piena di significati segreti, superiori. Trovo affascinante che il destino abbia fatto incontrare Mozart con quel matto di Schikaneder. Ho saputo che prima del flauto magico avevano già fatto qualcosa insieme, un altro Singspiel, Der Stein der Weisen. Come dite voi in italiano? È la pietra filosofale, come quella di Harry Potter. E chi sarebbe questo Harry Potter? Se abbiamo tempo poi glielo spiego. I libri che parlano di lui hanno venduto più dei suoi. Non finirò mai di stupirmi. Comunque, l'ambiente del teatro popolare era meraviglioso. Ah, che vita! Lei ne sa qualcosa, correva anche dietro alle fioraie. Queste sono cose private. Mi perdoni. Lei e Mozart avevate molte cose in comune. Vuol dire il talento. Beh, certo, ma non solo. Ascoltare Così fan tutte fa venire in mente le sue affinità elettive. Sono due storie, come dire, geometriche e nello stesso tempo misteriose. E poi eravate entrambi massoni. Sono faccende che dovrebbero restare private. Ma fino a un certo punto. Casanova, nelle sue memorie, dice che non avevate l'obbligo del silenzio. Era un fratello pure lui, come Goldoni. Lei quando ha cominciato a interessarsi di queste cose? Facevo parte degli Illuminati di Baviera ed ero in bella compagnia. C'erano Herder, l'editore musicale Simrock, il ministro francese Necker. Pensi che c'era anche un vescovo. Poi sono stato iniziato nella loggia Amalia a Weimar. Era la stessa di Wieland. Mi dica dei Rosa Croce. Mi hanno dato un sacco di idee per le mie ricerche scientifiche. Ci vorrebbe Dan Brown per raccontare le avventure di tutti i suoi amici segreti. Chi sarebbe sto Dan? Se abbiamo tempo le spiego anche questo. È uno scrittore di enorme successo, specializzato in storie piene di mistero, con sette sconosciute che minacciano il mondo. Anche ai miei tempi piacevano le storie di fantasmi. Gli inglesi erano bravissimi. Ma cosa vuole? Era tutto fumo. A lei Mozart è sempre piaciuto? Ammetto che qualche volta, almeno subito, non l'ho capito. Nel 1785 avevamo messo in scena Il ratto dal serraglio. Erano a favore della musica. La prima volta hanno suonato mediocremente. Il testo poi è pessimo e anche la musica non mi andava giù. La seconda volta fu suonato malissimo. No, e io addirittura me ne andai. Tuttavia le rappresentazioni proseguirono e tutti lodavano la musica. Alla quinta replica ritornai. Recitarono e cantarono meglio delle volte precedenti. Mi sono astratto dal testo e solo allora ho capito la differenza tra il mio giudizio e l'effetto sul pubblico. E adesso so di che si tratta.
una storia troppo semplice per un intellettuale come lei. Solo una lettura superficiale può far pensare una cosa del genere. La semplicità degli italiani mi affascinava. Poi, quando ho cominciato a dirigere il teatro di Weimar, ho dovuto coniugare quella mia convinzione con la scarsità dei fondi. E non so perché, ma è un discorso che ci suona familiare. Sì, vero. E beh, insomma, nel 1794 ho messo in scena Il flauto magico, in un adattamento di Vulpius. Ah, sempre lui. Che poi era anche suo cognato. Già. Allora non è solo da noi che... Cosa vuole insinuare? Nulla, nulla. Comunque alla critica non è piaciuto affatto. Meglio lo Schikaneder originale un po' naif, piuttosto che la sua risciacquatura intellettualoide. Sono solo malignità di invidiosi. Dopo l'allestimento dell'originale, nel 1796, lei ha pensato di scrivere il seguito del Flauto Magico. Il Flauto Magico 2, come fanno a Hollywood. Confesso che manomettere il testo di Schikaneder è stata un'ingenuità. Perciò ho pensato che fosse meglio creare una nuova storia. Del resto i personaggi erano tutti conosciuti, gli attori erano esercitati in questi ruoli e, senza esagerazione, avendo già davanti la prima parte, era possibile ampliare le situazioni ed i rapporti, restando sempre in quell'Egitto favoloso con i templi, i cieli stellati. Poi tra lei e Schikaneder è inutile fare paragoni. Concordo pienamente. Ma Schiller mi scrisse molto saggiamente che dovevo scovare un compositore all'altezza, perché avrei rischiato di trovare un pubblico ingrato. Nelle rappresentazioni nessun testo salva l'opera se la musica non è riuscita. Anzi, in genere tutti danno la colpa del fallimento al poeta. E lei chi ha cercato? Ho proposto il lavoro a Wranitzky, Kaiser, Reichardt e il mio amico Zelter. Beh, tutta gente che oggi nelle storie della musica, anche se non sempre ha ragione, si trova scritta solo in piccolo, nelle note. È così. E in effetti, a malincuore, ho dovuto rinunciare. Ma ci tenevo, sa? Devo dire però che il testo di Schikaneder, nella sua semplicità, ha il fascino delle favole. Il suo invece è un po' pesantuccio. Lo sa che mezzo secolo fa, quando ha pubblicato la traduzione in inglese, il musicologo inglese Eric Blom ha scritto: «Non ho cercato di spiegare il simbolismo del libretto di Goethe, anzi spesso non ho nemmeno provato a capirlo». Preferisco non commentare. Però nel Flauto Magico, anche se scritto quando la morte era già in agguato, Mozart era riuscito a mettere tutto. Giusto, la fiaba, le meraviglie del teatro barocco, la filosofia dei massoni, le ansie di libertà, l'amore e l'amicizia che vincono il male, il sublime e il terreno, anche la comicità pura. Senta, torniamo all'inizio, al sì. Suo Faust. Ecco, bisognava musicare. Guardi che l'hanno fatto in molti, eh? Berlioz e Gounod in Francia, Boito in Italia, poi Spohr, Busoni, Liszt, Schumann, Mahler. Sì, me l'hanno detto. Ma quando ero in vita lo ritenevo assolutamente impossibile. Il ripugnante, il disgustoso, il terribile che qui e là l'opera avrebbe dovuto contenere era inadatto al mio periodo.
La musica avrebbe dovuto essere nel carattere del Don Giovanni. Ecco, Mozart avrebbe dovuto comporre il Faust. Meyerbeer forse sarebbe stato in grado, ma si figuri se si sarebbe impegnato in qualcosa di simile. Era troppo legato al teatro italiano. Pensi che oggi tanti vedono in Mozart solo un divino fanciullo, limpido, lucido, sì, fragile come una statuetta di Meissen. Baggianate! Ai miei tempi non era così. Era modernissimo, anche troppo. Più di uno mi ha confessato che lo trovava turbolento, complicato, diabolico. Un cugino di Fuseli, di William Blake, insomma, un rappresentante di quelli che voi chiamate estetica del sublime, dell'enorme e dell'incommensurabile. Il mio amico Zelter, che amava tanto Bach e Haydn, non riusciva a seguire del tutto Mozart. Beh, ha ragione. Hanno cominciato a cambiare opinione a metà Ottocento, quando ormai l'orchestra romantica aveva del tutto surclassato le sue sonorità. Quando uno si abitua a Wagner, a Brahms, a Mahler, poi trova tutto leggero. È come mangiare un piatto delicato dopo una pièce de résistance. Ma lei è il solito italiano, come Rossini. Ogni occasione è buona per parlare di cucina. Comunque, capisco che lei citi Don Giovanni. Da Tirso da Molina via via con i canovacci della commedia dell'arte sono storie tutte simili ma mai uguali. È un mito che ribolle come un calderone, come nella sua notte di Valpurga. Tutto questo, da Ponte e Mozart, lo concentrano e lo distillano. Il loro Don Giovanni è come il punto centrale di una clessidra, dove tutto si stringe e poi, scorrendo, si allarga di nuovo. Nell'Ottocento il tema di Don Giovanni si è espanso dopo essere passato per quel punto obbligato ed è riapparso nei luoghi più inaspettati, in letteratura ma anche in musica. Senta un po' questo tema. Forse lo conosce. Questo valzerino, un po' banale, è di Anton Diabelli, un editore e compositore che lo aveva proposto ai maggiori musicisti per farne un album di variazioni, e poi venderlo. Per suonarselo in casa, ovvio. Ai miei tempi non avevamo mica tutte le vostre diavolerie, o dal vivo o nulla. Beethoven ne ha fatto la base di un immenso edificio sonoro, le 33 variazioni, opera 120, scritte tra il 19 e il 23. In una serie di variazioni il tema base si dovrebbe riconoscere sempre, anche l'ascoltatore meno esperto dovrebbe capirlo. Però senta questa, la variazione numero 22. Del buio. Glielo dicevo che ci voleva Mozart per il Faust. Beethoven ha sperato per tutta la vita che lei gli concedesse il permesso di musicarlo. A quanto pare voi due non vi siete proprio capiti. È inevitabile quando si ha un pessimo carattere. Quell'uomo mi ispirava ripugnanza e paura. È come un corpo che la natura avesse perfettamente dotato e che si scoprisse in preda ad un male incurabile. Facciamo un esempio. L'inizio della sonata per pianoforte che ha come titolo Waldstein.
musica come questa le faceva quell'effetto? Sicuro. Ma io ero guarito da quel male e mi sentivo estraneo a coloro che ancora si dibattevano contro le forze demoniche. Beethoven aveva molto insistito per comporre le musiche di scena del mio Egmont. Poi ha scritto una dozzina di liter sui miei testi, una cantata, poca roba. Ecco, Bettina Brentano si è data molto da fare per farci incontrare, ma ammetto che è stata una mezza catastrofe. Però scusi, sì. Quel povero uomo le scriveva per avere un suo giudizio e lei non rispondeva mai. Alla fine ha convinto un suo amico di Vienna, Franz Oliva, che era barone ma anche direttore d'orchestra, ad andare da lei a Weimar a suonare un po' dell'Egmont in sua presenza. E lei ha seguito l'esecuzione chiacchierando con un ospite e passeggiando per il salone. Che buono. Gli ha scritto dopo 2 mesi ed erano solo convenevoli. Sì, poi però ci siamo visti a Teplitz, alle Terme, nel 1812. Credo fosse venuto per il suo mal di fegato e già ci sentiva poco. Lei invece si rilassava in compagnia della giovane imperatrice Maria Ludovica d'Austria. E allora? Allora? Insomma, lei saprà che ho scritto a mia moglie che non avevo mai visto un artista più concentrato, più energico, più profondo. Capivo benissimo che di fronte alla gente potesse apparire bizzarro. Però io ho letto che un gioielliere di Vienna vi ha incrociato durante le vostre passeggiate e vi ha sentito parlare a voce molto alta. Per forza, quel poveretto era mezzo sordo. Vabbè, insomma, lei sbuffava perché era infastidito dai continui omaggi e saluti dei passanti. Sì. E Beethoven le ha risposto, non se la prenda, eccellenza, forse sono per me. Malauguratamente Beethoven era una persona del tutto indomabile. Certo non aveva torto a trovare il mondo detestabile, ma non è davvero questo il modo migliore per renderlo piacevole a sé e agli altri. Bisognava compatirlo e compiangerlo per la sua menomazione. Comunque era grande, sì, ma grande come un Ercole che adoperi la clava per scacciare le mosche. Vabbè, e cosa dovremmo dire allora di Schubert? Forse non c'è compositore che abbia musicato con tanto amore e in così grande quantità le sue poesie. A 19 anni avrebbe voluto dedicarle la sua prima raccolta di Lieder, ma lei non lo ha degnato d'attenzione. Non posso che constatare il suo successo postumo, però, come le ho detto, per me è fondamentale l'equilibrio fra testo e musica. I compositori romantici sono troppo intensi, non si modellano alla nostra struttura metrica, alla struttura metrica dei miei testi. Pretendono che il suono assorba in sé i valori della mia poesia e li trasformi secondo le sue leggi. È una contaminazione. Ha presente il re degli elfi? Erle König, sì. La sua ballata del 1782. Schubert l'ha musicata nel 1815, ma poi l'ha fatto anche Karl Löwe nel 18. Nel 2005 l'hanno usata anche i Rammstein in una canzone che si chiama Dalai Lama. E chi sarebbero? Sono una band tedesca, fanno industrial metal. Industrial metal. Ein Flugzeug liegt im Abendwind. An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garn. Va bene, non voglio sapere altro. Comunque, tutto il testo evoca la cavalcata notturna di un padre che vuole portare in salvo il figlio malato. Ma il piccolo delira e crede di vedere nella foresta il malvagio re degli elfi. Senta la parte del pianoforte scritta da Schubert. Fantastica.
Qualcuno storcerà il naso, ma direi che i Rammstein ne hanno mantenuto lo spirito. Ma è una musica esagerata e convulsa. E anche con Margherita all'arcolaio, siamo le solite. Ah, Gretchen am Spinnrade, sì, dal sì. Faust. Bravo. Schubert non aveva ancora compiuto 18 anni quando l'ha composta. Aveva appena scoperto le sue poesie e le avrebbe adorate per tutta la vita. Gliene ha musicate una settantina, qualcuna più volte. Ce la dica. La mia pace è perduta. Il mio cuore è pesante. Io non la ritroverò più, mai più. Dove io non ho lui, è per me la tomba. Tutto il mondo è per me amareggiato. La mia povera testa mi ha dato di volta. Il mio povero cervello mi è andato in pezzi. Verso di lui soltanto guardo, fuori della finestra. Per lui soltanto esco di casa. Il suo alto portamento, la sua nobile figura, il sorriso della sua bocca, il potere dei suoi occhi e il magico fluire del suo discorso, la stretta della sua mano e il suo bacio. Il mio petto anela verso di lui. Ah, potessi prenderlo e tenerlo e baciarlo così come io vorrei. Dovessi morire dei suoi baci. A volte la musica di Schubert non tiene conto di certe parole, però secondo Dietrich Fischer-Dieskau, che è stato uno dei più importanti interpreti di Lieder del Novecento, non c'è mai stata prima un'unione così perfetta tra poesia e musica. So già che lei non è d'accordo. Infatti l'accompagnamento del pianoforte, che è monotono e simboleggia la ruota che gira, si interrompe alla sommità del lead e rende sensibile quel senso di paralisi che la disperazione può provocare. Poi riprende con difficoltà, come se fosse trattenuto dai singhiozzi. Il lead è diviso in tre parti e ciascuna finisce con «Meine Ruhe ist hin», «La mia pace è perduta», come lei non ha scritto. Melodia e armonia cambiano di strofa in strofa, la struttura non è né rigida né ripetitiva. Porti pazienza e lo ascolti con noi. Poche cose al mondo sono così belle. Yeah.
Che devo dirle? I musicisti romantici hanno preso una strada che non era proprio la mia. So già che lei mi dirà che Schubert ha segnato un secolo. È pure morto giovanissimo, a 31 anni, nel 28, prima di lei. Si immagini quali meraviglie avrebbe potuto scrivere ancora? Può darsi, può darsi. Allora parliamo dei musicisti con cui lei aveva rapporti più stretti. Dopo il viaggio in Italia lei si è fermato a Weimar per dedicarsi alle istituzioni culturali del Ducato. Ha creato un salon musicale a casa sua e nel 1808 ha pure fondato una società filarmonica. Immagino che avesse bisogno di consulenti. È vero. Amavo molto gli italiani, come Paisiello, Rossini e Cimarosa, ma ho avuto la fortuna di trovare degli esperti molto preziosi, come Johann Friedrich Reichardt e Carl Friedrich Zelter. Lo sa che una volta Zelter mi ha portato in casa un suo allievo dodicenne assolutamente straordinario. Ah, Mendelssohn. Mendelssohn, sì, mi suonava al pianoforte un sacco di musica. Era come se avessi un'antologia dei classici sempre pronta. E poi c'era quella ragazzina prodigio. Clara Wieck, la futura moglie di Schumann. Sì. Beh, mi dica di Zelter. Per molto tempo è stato un autore trascurato, poco genio, tanta dottrina, poi ci si è messi a guardare meglio nei suoi spartiti. E con ragione, era un buon didatta, ha insegnato a Meyerbeer, a Löwe, a Otto Nicolai, e se non fosse stato per la sua insistenza non avremmo mai riascoltato la passione secondo Matteo di Bach, che tutti avevano dimenticato. Beh, però non era certo un progressista, forse per questo andavate tanto d'accordo. Ha stroncato la musica che Schumann ha scritto per il Faust. Diciamo che nella grande forma non dava il meglio, ma nelle liriche per canto e pianoforte aveva molto da dire. Possiamo sentire qualcosa di suo? Ha musicato molte mie poesie. 75 per la precisione. Dunque, facciamo Rastlose Liebe. Del 1812, ci dice il testo, in italiano sarebbe amore irrequieto, amore senza pace. Sì, sì. Contro la neve, la pioggia, il vento, nel fumo degli abissi, tra nebbie odoranti, avanti, su, avanti, senza sosta né pace. Piuttosto tra dolori vorrei dibattermi che reggere tante gioie della vita. Tutto questo inclinarsi di cuore a cuore, ah, in che strano modo procura dolore. Come? Devo fuggire, andare verso i boschi. Tutto invano, corona della vita, felicità senza pace, amore, sei tu. Lei scrive con un ritmo che sembra quasi un invito per il virtuosismo dei musicisti. Grazie. Prego. Rastlose Liebe è del suo periodo, come dire, più Sturm und Drang. Zelter usa un tono come di ballata per questa corsa sfrenata. Adesso magari ce la sentiamo. Schnee, dem Regen, dem Wind.
Faccia i miei complimenti ai suoi musicisti. Non mancherò. Lei avrà di certo notato che ogni strofa aveva un ritmo differente. Anche questo sarebbe Durchkomponiert. Va bene, però non era male. Poco fa lei ha citato Wenzel Tomaszek. Quel ragazzo era boemo. Aveva quasi 25 anni meno di me. Nel 1818 mi ha inviato qualche suo lead e abbiamo cominciato a scriverci. Tra il 22 e il 23 ci siamo pure incontrati un paio di volte. Dunque, lei ha dedicato una quarantina di brani vocali, scritti quasi tutti intorno al 1815. Sa che è stato pure insegnante di Edward Hanslick, il grande critico musicale amico di Brahms? Potrei suggerire Elster Verlust? Prima perdita o anche prima privazione? Lì c'è meno concitazione. Il tono è quello dell'elegia. Ecco, si immagini un adolescente nella sua camera, alle prese con le prime delusioni d'amore. Ah, chi mi rende quei giorni belli? Quei giorni belli del primo amore. Un'ora sola di quell'incanto, della beata lontana età. Le mie ferite nutro di pianto, sempre soffrendo nuovo dolore per la perduta felicità. Ah, chi mi rende quei giorni belli della beata lontana età? Sentiamoci. Sensibilità pudica, qualcosa di settecentesco.
È straordinario come le sue poesie negli anni siano state affrontate con linguaggi così diversi. Da quando lei è tornato nel suo Olimpo, almeno io immagino che lei si trovi da quelle parti, l'Europa è cambiata enormemente. Lei ha visto la grandezza e la tragedia di Bonaparte, ma poi l'Ottocento e il Novecento hanno fatto della sua Germania uno dei luoghi più tragici della storia. Di certo avrebbe avuto ancora molto da dirci. Ogni grande uomo ha una determinata missione da assolvere. Compiuta questa, egli non è più necessario sulla terra in questa forma, e la provvidenza lo riutilizza per qualcosa d'altro. Poiché però su questa terra tutto si compie in modo naturale, allora i demoni gli fanno uno sgambetto dietro l'altro, finché egli non soccombe. Così accadde a Napoleone e a molti altri. Mozart morì a 36 anni, Raffaello quasi alla stessa età, Byron con qualche anno in più. Tutti però, e questo vale anche per me, avevano compiuto appieno la loro missione ed era tempo che andassero affinché in questo mondo, creato per durare a lungo, restasse qualcosa da fare anche agli altri. Perciò, se non le dispiace a questo punto, la saluto. La prego, non scompaia. A parte tutta la musica strumentale e le opere, sono più di 1000 i leader ispirati dalle sue poesie. Volevo fargliene ascoltare ancora uno. L'ha scritto un compositore che dovrebbe esserle molto estraneo, ma che in realtà ha fatto riferimento alle sue teorie in un testo importante che si chiama Il cammino verso la nuova musica, uscito nel 1933. Pensava che la musica in un certo senso si generasse in modo naturale da una serie di suoni originaria, come la pianta primigenia di cui lei ha parlato tante volte. Si chiamava Anton Webern e ha vissuto sulla propria pelle la tragedia dell'Europa. Era viennese e quando i nazisti presero il potere dichiarò in una conferenza che ciò che stava accadendo in Germania equivaleva all'annientamento della vita dello spirito, proprio quella che per secoli aveva tenuto insieme il nostro vecchio continente. Per un paradosso tragico, il 15 settembre 1945, sulle montagne vicino a Salisburgo, venne ammazzato per sbaglio proprio da un soldato americano. Nel 1917 Webern era appena tornato da 22 mesi passati sotto le armi, in quell'immensa carneficina che era la Prima Guerra Mondiale. Scrisse una piccola raccolta di 4 leader, la sua opera 12. L'ultimo usa un suo breve poema che si chiama Gleich und Gleich, simile con simile. È la storia dell'incontro di un fiore con un'ape. I primi 12 suoni sono tutti diversi. Webern stava intuendo quella che sarebbe poi diventata la dodecafonia, come la piccola pianta di Goethe che appena nata già regala il suo nettare. Una campanula su dal terreno era precocemente spuntata in dolce fiorire. Allora venne una piccola ape e l'assaporò delicatamente. Certo, devono essere fatte l'una per l'altra.
Nel 1974 un grande critico letterario, un comparatista meraviglioso, George Steiner, recensì sulla rivista New Yorker un libro di Robert Pirsig che in Italia Adelphi ha pubblicato col titolo Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta. È la storia di un padre e di un figlio che sono in vacanza in moto, viaggiando da Minneapolis al Dakota. Montagne, asfalto, motel, tornanti ghiacciati, nebbia, fiumi, deserto. Steiner scrive: un padre e un figlio viaggiano nella notte e nel vento, misteriosamente inseguiti ed esposti a oscure sollecitazioni che sembrano dilaniare l'animo del ragazzo. Sì, certo, la più famosa delle ballate, l'Erlkönig di Goethe, di cui alcune tra le innumerevoli versioni musicali sembrano risuonare tra le note cromatiche e le consonanti esplosive del motore della motocicletta. Una storia elfica di tormento notturno, la psiche umana che viene riportata a un antico sonno o a uno stato di possessione. Basta stare un po' attenti e i grandi maestri li ritrovi dappertutto.